Grazie, sono Francesco Nannetti del Comitato Acqua Pubblica di Torino. Partirei dalle ultime osservazioni del Presidente Castronovo. Noi cercheremo effettivamente di fare l'esposizione più interessante che sia possibile per voi, ma l'argomento è interessante di per sé, perché tutti abbiamo bisogno e diritto all'acqua, nessuno può vivere senza acqua e quindi la tematica è per sua natura universale. Non possiamo pensare di parlare di acqua come una tematica settoriale. Interessa a tutti e tutti devono farsi carico che questa resti una possibilità per tutti. Io ho l'onore, per così dire, di essere il primo firmatario di questa proposta di delibera e in un certo senso ci siamo assunti la responsabilità di rappresentare quei 12.000 cittadini di Torino che hanno firmato la proposta con noi. E che non è un risultato di poco conto, per quello che ne sappiamo noi non ci sono proposte di modifica statutaria sulla città di Torino che abbiano mai raccolto neanche lontanamente questi numeri di firme dagli anni 50 a oggi. Sarebbe interessante magari se qualcuno riesce a fare anche un'indagine in questo senso, ma gli uffici ci hanno già detto questo, quindi è una grande partecipazione popolare che poi non si è limitata ovviamente alle firme, ma le persone sono state direttamente coinvolte in un'attività di informazione e di coinvolgimento. Noi prima ancora dell'acqua stiamo in questo modo rinsaldando i metodi della democrazia rappresentativa, ma anche della democrazia diretta. La democrazia non è solo votare, poi stare fermi per 5 anni e votare 5 anni dopo, ma interessarsi direttamente dei problemi sociali e civili dei cittadini. E questo abbiamo cercato di fare, di andare in piazza, di parlare con le persone, di portare finalmente l'acqua come tematica di tutti. Oltre ai diritti di partecipazione vogliamo affermare proprio il diritto all'acqua e per questo abbiamo scelto la modalità di incidere direttamente sullo statuto. Lo statuto è la carta costituzionale della città, quindi è questa la sede per affermare un diritto e un principio. Oggi abbiamo tanti diritti civili, politici, sociali che abbiamo ottenuto con le lotte, a partire dalla resistenza fino poi alle lotte sociali successive. L'acqua non è mai stata affermata come diritto perché è stata data per troppo tempo per scontata. Oggi scontata non lo è più e bisogna affermare che uno Stato civile, un paese civile deve avere tra i suoi diritti costituzionali, in questo caso noi ci muoviamo nel mondo dello statuto della città, il diritto all'acqua potabile. Noi siamo un comitato acqua pubblica, siamo un comitato composto di singoli cittadini e di associazioni. Quindi non abbiamo un'appartenenza politica. Mi è venuto da sorridere qualche volta nei giorni scorsi quando ho sentito alcuni vostri colleghi, certamente non voi che siete in sala, che siete tra i più sensibili, ma alcuni ci hanno confuso con associazioni di consumatori. Naturalmente fa piacere che le associazioni di consumatori scendano in campo a nostro fianco per la difesa dell'acqua. Ma noi non siamo un'associazione di consumatori ed è giusto che non lo siamo, perché non ci occupiamo dei consumatori ma dei cittadini. Non è l'individuo che consuma l'acqua, ma l'individuo che è cittadino e che ha diritto all'acqua. È proprio un'altra sfera di azione. Non l'acqua come merce, ma l'acqua come diritto universale. Proprio perché il Comitato è un comitato che parte dal basso ed è totalmente apartitico, anche perché noi non ci interessa, per così dire, fare a gara chi è più di sinistra di qualcun altro. A noi interessa la proposta che abbiamo fatto, che è una proposta trasversale e che può attraversare l'intero schieramento politico. Tant'è vero che quando illustriamo la nostra proposta, come sto facendo adesso, spesso ci rifacciamo al fatto che privatizzando l'acqua, come si sta facendo purtroppo in Italia in questo periodo, altro che modernizzazione, si sta tornando all'Ottocento, perché è negli ultimi decenni dell'Ottocento che il servizio idrico veniva gestito da società private. Poi che è stato a capire che bisognava creare municipalizzate e affidare agli enti locali la gestione dell'acqua, è stato il liberale governo Giolitti, quindi noi ci muoviamo nell'ambito di principi
principi che possiamo definire liberali, il fatto che l'acqua non possa essere gestita dai privati in modo efficace, deriva certamente da una questione del principio che ho espresso io, che ho espresso efficacemente tu, ma deriva anche da motivazioni economiche ben precise, che vengono spesso dimenticate quando si propaganda l'efficienza, la concorrenza del privato. Qui con l'acquedotto siamo di fronte ad un caso di monopolio naturale. L'acquedotto è unico, cioè è possibile costruire più acquedotti naturalmente, per cui il cittadino non può scegliere da quale acquedotto vuole essere servito. Allora è chiaro che se c'è un monopolio è preferibile che questo sia pubblico piuttosto che affidato a un privato, perché altrimenti il privato non ha l'incentivo a investire, a fare un buon servizio che gli deriva dalla concorrenza, cioè dal fatto che le persone possono scegliere anche qualcun altro, no? Sono obbligate a scegliere lui. E allora perché dovrebbe lavorare in modo efficace ed efficiente? Lavorerà in modo efficace per i profitti degli azionisti, ma non per rendere un buon servizio, perché non ha lo stimolo di poter essere abbandonato dalla persona che si serve dell'acqua. E sostanzialmente sono tre i metodi che il privato ha per fare profitto e che si sono affermati nelle gestioni private che in Italia stanno proliferando da varie parti e che noi non vogliamo che servire a questo a Torino. Uno è l'aumento tariffario, questo è successo in quasi tutte le parti d'Italia dove si è privatizzato. Le tariffe sono cresciute in media del 61% da quando è iniziata l'onda privatizzatrice e questo avviene sebbene ci sia il controllo pubblico sulla tariffa. Formalmente è un'autorità pubblica che stabilisce la tariffa, è un ambito territoriale ottimale che è composto dai comuni dell'ambito, ma di fatto quando è il privato a gestire è chiaro che le decisioni vengono prese dai consigli di amministrazione, il pubblico non fa altro che ratificare la decisione del privato nella maggior parte dei casi, perché non ha proprio più gli strumenti per incidere sulla gestione, non conosce più i meccanismi della gestione una volta che sono stati delegati a un consiglio di amministrazione di un'azienda privata. E allora le tariffe crescono, che è un motivo di preoccupazione, anche questo non indifferente in tempi di crisi, dove dovremmo casomai cercare di aiutare le famiglie e i cittadini con un risparmio e non andare a incidere anche sul bene più prezioso nel momento tariffario. C'è un secondo modo però per fare profitti, è quello di ridurre gli investimenti, perché riducendo gli investimenti si fanno risparmi, bisogna ridurre il costo. Ridurre i costi per le società private si può fare in vari modi, ma essenzialmente si fa non fare investimenti, ridurre la manutenzione, precarizzare il lavoro, perché nelle società miste rispetto alle società pubbliche si è anche precarizzato il lavoro, peggiorando le condizioni dei lavoratori del servizio idrico e tagliando anche i posti di lavoro. E anche questa è una considerazione che ci preoccupa in tempi in cui dobbiamo invece salvare i posti di lavoro. E la terza